Mi trovo a Cannalonga 16 luglio 2019 in occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmelo. Davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta tante sono le persone che sono accorse per partecipare alla tradizionale processione che partirà appunto da questo sacro luogo e seguirà tutte le vie del paese. Dopo la parola chiave, come hai detto tu Daniele, è proprio la tradizione. La tradizione in particolare Cannalonga mantiene viva una tradizione canora legata principalmente al culto della Madonna e dei Santi. E quindi è bello vedere come oggi, in un mondo globalizzato, in un mondo che corre, è bello vedere come un paese mantiene vive le tradizioni che l'hanno caratterizzato per secoli. Grande partecipazione stamattina sia durante la Santa Messa, con impressioni in merito anche sia alla Santa Messa che al Sacramento, di cui tu sei stato uno dei formatori, giusto, educatori dei tanti ragazzi di Cannalonga. Una tua impressione su anche loro? È stata veramente una celebrazione partecipata, come dicevi tu, oltre perché c'erano 25 ragazzi della nostra parrocchia che ricevevano il sacramento della confermazione, ma anche per le persone che sono giunte qui stamattina per la messa in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo. E quindi è stato bello vedere come in un giorno di festa la festa si è raddoppiata, proprio perché questi ragazzi che durante quest'anno abbiamo seguito, li abbiamo visti qui davanti all'altare, davanti al Vescovo, e che hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo.